Maurizio Ascani, direttore generale del Festival del Sole 2023, che sta per iniziare a Riccione. Maurizio Ascani, lunga storia nella WISP, inventore di Yoga Gin e delle ginnastiche libere negli anni Ottanta. Maurizio Ascani, quanto di WISP c'è nell'idea del Festival del Sole? Beh, c'è proprio la filosofia nostra della WISP, perché da noi dire sport per tutti al Festival del Sole non è uno slogan. Se voi guardate i palchi, noterete subito che non ci sono giudici, non ci sono premi, non ci sono classifiche. C'è solamente la gioia di divertirsi. Qualunque tipo di ginnastica, sono vietate le esibizioni singole. Abbiamo dei campioni, il Kokushikan giapponese che viene qua e sono i maestri di questa specialità, a gruppi di ragazzi disabili, di bambini, di giovani donne del nord Europa. Il piacere di esibirsi davanti a un grande pubblico, abbiamo 3500 posti a sedere nelle nostre tre arene, il piacere di stare insieme, il piacere soprattutto di scambiare i propri indirizzi con tutti gli altri gruppi. Quest'anno sono presenti 89 team di 16 nazioni, c'è tutta l'Europa più il Canada e appunto il Giappone. E il loro sport principale è divertirsi con la ginnastica, cercare partner in un altro paese con cui scambiare le vacanze il prossimo mese. Quindi è proprio lo spirito nostro della WISP, la ginnastica per tutti. Ecco, Maurizio Ascani, come si inserisce il Festival del Sole all'interno della tradizione europea dei grandi festival di ginnastiche libere per tutti e per tutte le età? E l'idea mia che ho avuto nel 1989, nella prima edizione, è stata appunto quella che, avendo visto che nel nord Europa c'erano questi grandiosi festival di ginnastica libera per tutti, ho voluto provare insieme alla WISP, insieme ad altri amici che purtroppo oggi non ci sono più, a portare a Riccione questo tipo di manifestazioni. Abbiamo cominciato con dei numeri esigui, siamo arrivati all'edizione del 2020, quella annullata per il Covid, che avevamo 6.100 iscritti, e quindi siamo riusciti a trasportare non un'idea nuova, un'idea proprio copiata dal nord Europa, dove questa è tradizione, dove lo sport per tutti è la pratica comune, quotidiana di tutta la popolazione. E infine, Maurizio Ascani, io ricordo le prime edizioni del Festival del Sole con una delle persone che non ci sono più, Oddone Giovanetti. Ecco, quanto del suo insegnamento all'epoca presidente della Lega Ginnastica WISP, così si chiamava, poi Ginnastiche, e so che attualmente la WISP continua a sostenere con la responsabile nazionale Paola Morara il Festival del Sole. Beh, Oddone è stato quello che ha creduto per primo in questa cosa. Il termine Yoga Gin è suo, è stato coniato da lui, gioca con la ginnastica. Oddone è stato... Io sono entrato nella WISP, già lui era presente e già aveva in mente di fare un certo tipo di attività. Insieme a lui poi l'abbiamo sviluppata, l'abbiamo allargata, l'abbiamo perfezionata. È stato un connubio vincente, se non per gli altri, per noi. È stata una soddisfazione enorme vedere migliaia di italiani che hanno aderito col Yoga Gin, con il benessere, altro spot che avevamo lanciato, le rassegne di coreografia, la rassegna dell'attrezzo non codificato, tante cose che avevano proprio questo in comune. Qualunque livello tecnico è accettato, qualunque disciplina è ben accetta purché rispetti i canoni della solidarietà e del non stress agonistico. In bocca al lupo, Maurizio, per questa edizione 2023 del Festival del Sole, ovviamente. Grazie. Sempre insieme al WISP. Certo, grazie mille.